Sono Francesco Tonucci, sono medico veterinario e lavoro presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, di cui sono direttore del Dipartimento di Sicurezza Alimentare e direttore della sezione di Pesaro presso cui lavoro. Parlerò dell'importanza della conservazione della documentazione scientifica in un ente sanitario. Per cominciare voglio dirvi che presso la sezione di Pesaro è presente tutta la documentazione tecnica dal primo giorno di apertura della medesima, cioè dal 5 settembre 1960. Dall'analisi della documentazione archivistica riusciamo a valutare il percorso del controllo ufficiale, le evoluzioni della normativa e anche delle tecniche analitiche negli ultimi 50 anni. I pilastri della normativa della veterinaria italiana inizia con il Regio Decreto del 1934, a cui ha fatto seguito il Regolamento di Polizia Veterinaria del 1954. Queste normative interessavano quasi esclusivamente la sanità animale e la sicurezza alimentare ancora è un argomento non attenzionato dal legislatore. Gli anni 60 furono anni di grande sviluppo della salubrità degli alimenti. La normativa ebbe un impulso considerevolissimo e questo impulso fu dato da degli scandali che si verificarono nel 1957 sul vino. Su questi scandali indagò il giornale L'Espresso e pubblicò degli articoli di Malaspina, Il diavolo nella bottiglia e di Dentice, La guerra dell'uva, dove appunto venivano descritte queste frodi. Un'altra frode molto importante fu quella dell'olio di tè importato dalla Cina, dove nelle coste dell'Africa veniva addizionato a glicerina e grassi animali importati per uso industriale e clorofilla. Questi prodotti allora erano indistinguibili dall'olio d'oliva. L'Espresso indagò anche su questo scandalo e vennero pubblicati degli articoli di Corbi e Zanetti dal nome L'asino nella bottiglia, romanzo giallo dell'olio d'oliva, del 1958, La truffa dell'olio e La tempesta nella ampolla. Questi articoli suscitarono forte indignazione nella popolazione, così da fare in modo tale che sia i politici sia i giornali se ne occuparono in maniera significativa. Tutte queste situazioni generarono una elevata sensibilità alle problematiche che culminò con la pubblicazione della legge 283 del 62, ancora vigente, che fu una pietra miliare e all'avanguardia nelle normative sulla sicurezza alimentare in tutta Europa. Anche l'attuale normativa sulla sicurezza alimentare, a partire dal Libro Bianco del 2000, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione per la sicurezza alimentare, poi con tutto il pacchetto igiene emanato nel 2004 ed entrato in vigore nel 2006, ha avuto origine dagli scandali della BSE e della diossina di fine Novecento. Con l'emanazione del pacchetto igiene cambiò sostanzialmente l'approccio del controllo ufficiale. Mentre con le normative precedenti viene affidata all'autorità competente la garanzia della sicurezza alimentare, con il pacchetto igiene tale compito viene affidato all'operatore del settore alimentare che è responsabile dei propri processi e deve garantire che i propri prodotti non siano pericolosi per la salute del consumatore. All'autorità competente viene affidato il compito di verificare che i sistemi messi in atto dall'OSA siano adeguati al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza alimentare previsti dai regolamenti. L'analisi degli atti archivistici ci permette di comprendere qual è stata l'evoluzione della sanità animale e della sicurezza alimentare nel corso degli anni. Se prendiamo un documento a caso,
un referto del 1960 del dottor Giulio Ambrosini relativo alla ricerca di sarcotossici nei visceri e muscoli di vitello, sicuramente il risultato era ineccepibile per quei tempi. Oggi sarebbe impensabile dare una risposta sulle medesime ricerche con le stesse tecniche e metodologie. Il sistema del controllo ufficiale deve essere sottoposto ad attività di verifica e dell'efficacia e del raggiungimento degli obiettivi al fine di garantire elevati livelli di sicurezza di sanità pubblica. Anche dal punto di vista analitico, per quanto riguarda il controllo alimentare, i progressi sono stati molto molto significativi. Negli anni 60 non c'era altro che il controllo di supporto alla macellazione mediante l'isolamento su due terreni culturali, Lagar e Gassner, col quale si valutava in qualche modo l'inquinamento microbico delle carni alla macellazione. Negli anni successivi, e in modo particolare dagli anni 80, sono state implementate tutta una serie di metodiche analitiche volte ad individuare i singoli microrganismi. Sono stati implementati piani di controllo nelle varie fasi dei processi produttivi, dalla produzione primaria fino alla somministrazione. Dalla fine degli anni 90, ed in modo particolare dal 1997 con il decreto 155, fu demandato all'operatore del settore alimentare l'applicazione di una metodologia, Lazard Analysis Critical Control Point, HACCP, con la quale doveva controllare il processo produttivo e assicurare la qualità e la salubrità degli alimenti, mentre invece veniva demandato all'organo del controllo ufficiale, l'ASL, la verifica della congruità del sistema con le normative vigenti. L'esame di tutta questa documentazione archivistica mi ha permesso di evidenziare l'evoluzione delle tecniche analitiche e anche della normativa che ha determinato un innalzamento della salute pubblica per quanto riguarda sia gli aspetti di sanità animale che di sicurezza alimentare. Se agli inizi degli anni 60 il controllo degli alimenti veniva effettuato utilizzando esclusivamente due terreni, Lagar e il Gassner, per l'isolamento dei germi a partire da campioni che provenivano esclusivamente dal mattatoio, quindi indagini a supporto della macellazione, negli anni ed in modo particolare negli ultimi 10 anni sono stati implementati una serie di piani relativi a tutte le fasi del processo produttivo, a partire dalla produzione primaria fino alla somministrazione, e con una verifica di tutta una serie di parametri che vanno da parametri chimici a parametri microbiologici, a OGM e quant'altro. Le tecniche analitiche adottate negli ultimi anni e di piani di controllo messi in atto a livello centrale e periferico hanno permesso di acquisire tutta una serie di informazioni epidemiologiche con un elevato livello di controllo del territorio per quanto riguarda sia le malattie degli animali sia i germi patogeni presenti negli alimenti. Questo a garanzia di un elevato livello di salubrità delle nostre produzioni. Ci auspichiamo che l'archiviazione della documentazione tecnico-scientifica venga promossa ed attuata sempre di più anche nel futuro, al fine di tracciare l'evoluzione di sistemi complessi come quello sanitario.